queste 19 università sono state assegnate alla Campania nel marzo del 2016 e noi in realtà già prima dell'assegnazione avevamo avuto una visita della FISU perché ha molto apprezzato il nostro Ateneo e la nostra impiantistica sportiva. Noi nel marzo del 2016, quindi oramai 3 anni e mezzo fa, decidemmo, e quando dico decidemmo dico tutto il nostro corpo accademico, il Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico, di investire sull'università, di ospitare la scherma. E per ospitare la scherma era necessario ampliare quella che era la nostra offerta infrastruttura sportiva, perché oltre noi avevamo a Baronissi soltanto un palazzetto dello sport e una palestra, abbiamo dovuto ristrutturare il palazzetto dello sport e la palestra e abbiamo dovuto creare altri 2 palazzetti. Ovviamente è un investimento importante, solo in parte cofinanziato dalla Regione, abbiamo avuto circa 1,5 milioni dall'agenzia regionale, abbiamo investito noi circa 5 milioni di euro. Perché non solo ovviamente per partecipare alla manifestazione che sicuramente è importante, l'Universiade, ma soprattutto per lasciare al nostro territorio, alla nostra comunità studentesca e di docenti un patrimonio infrastrutturale importante che sarà disponibile dopo il 14 luglio, perché dopo il 14 luglio noi saremo sicuramente un punto di riferimento per la scherma a livello nazionale, avere 3 palazzetti da poter utilizzare simultaneamente con 8 pedane per ciascuno, così come da prescrizione internazionale, non ce l'ha nessuno, e al contempo però questi si tratta di palazzetti polivalenti, perché una volta smontate le pedane possono servire a tutti gli sport. La cosa bella è che da noi l'università è all'interno del nostro campus, quindi noi facciamo vivere ai nostri studenti e a tutta la nostra comunità questo tipo di esperienze, e così come molto bello e molto importante il fatto che abbiamo ospitato nelle nostre residenze universitarie, che sono gestite dall'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, la DISURC, il Villaggio degli Atleti, che ospiterà 1050 studenti universitari stranieri e internazionali. E ovviamente questo è un altro punto di forza, perché ovviamente a Napoli ci sono 4000, c'è un villaggio che è stato creato di 4000 atleti ma sulle barche, e io penso che sia molto diverso avere un villaggio realizzato su delle barche piuttosto che essere ospitato all'interno di una residenza universitaria. Tra l'altro loro faranno la vita da campus, vivranno nel nostro campus, mangeranno nella nostra mensa, insomma si vivrà una vera realtà, si sta vivendo già, perché in realtà l'università da noi è già partito, già ieri c'erano il campo di calcio che è vicino alla nostra università e che rientrerà nel circuito universitario, che è stato rifatto il manto con finanziamento regionale, l'Unisa Stadium Pasquale Vittoria, già c'erano le squadre ad allenarsi. Questi sono un momento importante, legarlo fa molto piacere ovviamente farlo in questo momento, e chiaramente anche un'eredità che io lascio, perché ovviamente mi avvio verso la conclusione del mio mandato il 31 ottobre. E se dovessi, io non faccio mai consigli a chi verrà, ne interferisco rispetto alle dinamiche interne di selezione del nuovo rettore, però dico, se dovessi dare un consiglio, direi continuiamo a puntare sullo sport come tratto distintivo, continuiamo a puntare sull'internazionalizzazione come tratto distintivo del nostro Ateneo, perché anche l'università è una profonda attività di internazionalizzazione. Qui parliamo di soltanto di 1050 studenti e tante università straniere, e fare vedere il nostro campus significherà farli diventare i migliori partner della nostra università.